Bene, il tema dei big data che ci è stato introdotto a questo filmato è un tema importante. Abbiamo sentito finora come le nuove tecnologie, l'uso della telemedicina, l'uso del telemonitoraggio ha permesso in molti casi di poter gestire il paziente con diabete. È chiaro però che contemporaneamente acquisiamo un grosso numero di dati con la possibilità incredibile di utilizzare questi dati a servizio del sistema sanitario, a servizio della personalizzazione della terapia, ma chiaramente con tutta una serie di problemi, non ultimo il problema della privacy. Quindi è chiaro che è un tema che deve essere esploso con tutte le difficoltà che questo tema porta, ma con tutte le enormi potenzialità che l'accumulo di dati può consentirci. E quindi è con molto piacere che invito su questo tema il professor Luca Pani, che si trova al momento a Miami, dove è professore di psichiatria ed è anche professore ordinario di farmacologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Prego, professor Pani. Allora, grazie anzitutto per avermi invitato a questo importante seminario, workshop, diciamo, sul problema della ricerca e della sostenibilità nello sviluppo dei farmaci per il diabete, che è un problema ormai, insomma, globale. In questi 10 minuti cercherò di darvi così a volo radente un'idea di quelle che possono essere le implicazioni dei famosi big data su questo specifico punto di quest'area terapeutica. Da quello che si evince, tutti coloro che si occupano di ricerca, sviluppo e sostenibilità dei farmaci sono d'accordo, concordano, diciamo, su questi pochi punti. Il fatto che l'innovazione e l'accesso alle medicine siano entrambi essenziali, quindi non c'è innovazione senza accesso, che coloro che sviluppano questi farmaci debbano essere giustamente gratificati da un punto di vista commerciale per l'innovazione, per gli investimenti fatti, ma che la spesa economica per la gestione della sanità, di cui le medicine, tra l'altro, i prodotti farmaceutici sono una piccola parte, bisogna ricordarlo, non dovrebbe consumare l'economia. Tuttavia, i modelli che noi abbiamo per rimborsare tutto questo non sono al momento adeguati e lo saranno ancora di meno in futuro, visto che l'attuale ambiente economico, che tra l'altro cambierà ulteriormente con l'era post-Covid, quando questa era anche arriverà, vista il carico su tutte le aree terapeutiche che meritavano appunto i rimborsi, sarà ancora più difficile. Basta pensare che appunto nell'area delle terapie geniche ci si attende che circa una quarantina di quasi 1.000 di queste terapie arriveranno nei prossimi 2 anni. E quindi, nonostante esistano molti modelli teorici per sostenere tutto questo, dal punto di vista pratico è estremamente difficile trovare una soluzione. Abbiamo di recentemente pubblicato insieme al gruppo di Fabio Pamolli ed altri un lavoro che dimostra come la combinazione di due fattori, da un lato il numero di progetti ad alto avanzamento e dall'altro il tempo minimo con cui questi progetti arriveranno davanti ai regolatori, porranno tutto il sistema di sostenibilità farmaco-economica in tutte le aree terapeutiche, ma quelle ad alto carico, come per esempio la sindrome metabolica, il diabete, saranno ancora più colpite in una situazione piuttosto complessa, perché di fatto dei 4 parametri fondamentali con cui i regolatori giudicano generalmente il rapporto rischio-beneficio, ce ne sono altri, ma insomma i più importanti sono la popolazione, gli endpoint, cioè gli obiettivi della terapia, il comparator e la durata di risposta. Quest'ultima, la durata di risposta, verrà in qualche modo spostata a carico dei pagatori. E questo implicherà avere dei dati importanti nella vita reale. E questo introduce un po' l'argomento della mia relazione. Quindi ci sono alcune barriere che devono essere, da questo punto di vista, gestite. Il fatto che il modello del QALY, come noi l'abbiamo inteso, ha delle, in questo momento delle limitazioni, storicamente aveva un altro tipo di
premesse e un altro tipo anche di analisi. Oggi abbiamo visto terapie potenzialmente, non potenzialmente, ma insomma eradicanti, che hanno la capacità di cambiare completamente il destino di determinate malattie, e per queste, in una singola somministrazione, per esempio, penso alle gene therapy, alle terapie avanzate di tipo cellulare o di tipo molecolare, evidentemente il QALY non è più applicabile. Quindi come si può cercare di andare verso una riduzione del rischio che sia condivisa tra i pagatori, che sia accettabile ovviamente ai pazienti, a coloro che poi devono prescrivere queste terapie, ai pagatori e ai regolatori. Lo abbiamo scritto in un libro recente con il professor Corbellini, e questo purtroppo non può essere derivato dalle semplici regole a cui mi riferivo prima, a cui la ricerca e sviluppo di un farmaco ha sempre fatto affidamento. Perché oltre la durata di risposta, vedete l'ultimo punto in grassetto, i valori di outcome e i costi devono essere integrati nell'equazione che porta la sicurezza, l'efficacia e la qualità a dare un rapporto favorevole di rischio-beneficio nei confronti di qualunque farmaco. Questo di per sé introduce di fatto la continuità, come vedremo tra un attimo, del rischio-beneficio-prezzo, e quindi sposta in qualche modo le competenze dei pagatori all'interno, in qualche modo, proprio nella durata di risposta, per esempio, all'interno della valutazione regolatoria. Per l'Italia, questo bisogna dirlo in maniera chiara, non è una novità, perché l'Italia è una delle poche, dei pochi paesi al mondo che ha un'agenzia regolatoria che è anche un'agenzia pagatoria, insomma, che determina il valore dei farmaci e che gli attribuisce un prezzo, e ha un grande patrimonio di dati non utilizzati, peraltro, quasi completamente non utilizzati, ma un grande patrimonio di dati sull'impiego di questi farmaci nella vita reale dei pazienti. Allora, in questo ambito bisogna ricordarsi quali sono gli obiettivi dei regolatori e dei pagatori, anche da un punto di vista, se posso dire, normativo. E su questo voglio attirare la vostra attenzione su due punti. Uno è il fatto che è compito dei regolatori e dei pagatori cercare delle strategie in comune, ovviamente, con i pazienti, con i prescrittori, con la stessa industria che sviluppa i farmaci, delle strategie che servano per migliorare o addirittura modificare la progressione della malattia, e l'altro, come vedete qui, avere a disposizione e aiutare nello sviluppo di strumenti che servano a screenare, selezionare e anche però monitorizzare la progressione e la ricaduta delle malattie nella risposta ai farmaci. Questo di fatto sposta l'attenzione dei regolatori e dei pagatori nella vita reale, dell'uso reale del farmaco. E quando si dice che dobbiamo sviluppare dei nuovi strumenti, implica un uso della real world evidence, dei dati di vita reale, nel mondo reale. Ci sono molti esempi dell'uso della world evidence, come si dice, e dei registri per la world evidence tutto il mondo. Un bel lavoro della National Academy of Medicine dell'anno scorso, del 2019, li ha riassunti proprio nel capire quale poteva essere l'impatto di questa evidenza che viene dal mondo reale per lo sviluppo dei farmaci. E come vedete qui, per esempio, ci sono i dati che vengono dal Sentinel dell'FDA, ma anche noi ne abbiamo tantissimi in Europa con l'Eudravigilance, per esempio, in Italia con la Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Ricordando che la farmacovigilanza si occupa sia, e i registri di farmacovigilanza si occupano sia di reazioni avverse, cosa che insomma è comune sapere, cioè dell'ambito di sicurezza, ma anche di mancata efficacia, perché la mancata efficacia è una delle reazioni avverse, se possiamo usare questo termine. Quindi le possibilità di valutare con precisione l'efficacia di quel farmaco nella vita reale e il suo profilo di sicurezza nella vita reale, sicurezza e efficacia nella vita reale, ci dà la possibilità di valutare il suo reale beneficio e quindi il suo reale costo. Finisco con le ultime slide.
semplicemente ricordandovi che proprio nell'ambito del diabete, un primo lavoro che noi facciamo in AIFA sull'uso della real world evidence, in quel caso i registri erano, diciamo, cartacei, che pubblicamo, se non sbaglio, nel 2014, che vedete indicato qui. Ecco, in questo caso noi mostriamo che con circa 80.000 pazienti, quando si riusciva a esaminare quei dati secondo quelle che erano le caratteristiche per cui i farmaci erano stati registrati, il risultato che si vedeva in questi pazienti, un abbassamento dell'emoglobina glicata di circa un punto, 0,8-0,9, erano identiche a quello degli studi registrativi. Scoprimo anche, questo è un altro dato interessante, che con dei registri cartacei non particolarmente precisi, la real world evidence era in qualche modo sporca, passatemi questo termine, quindi aveva molti, molti elementi di disturbo. Il dato era comunque di grande interesse. Negli anni successivi, qui vedete un lavoro sulla, per esempio, la real world evidence e la insulin glargine pianificato da parte della Sanofi, che in questo modo intendeva dare un valore aggiuntivo a quel farmaco, mettendolo in relazione con, per esempio, il inferiore rischio di ipoglicemia. E poi altri esempi sono riportati sotto su altre aree terapeutiche, dimostrando che i database possono essere di varie sorgenti e gli effetti comunque di analisi di questi dati sono più o meno sempre gli stessi e sono molto efficaci. In conclusione, bisogna essere certi di preparare in qualche modo l'ingresso di un farmaco o anche la presenza e confermare la presenza di un farmaco nel mercato avendo dei dati di lungo termine. Questi dati di lungo termine devono probabilmente dimostrare due cose, e questo è molto pertinente per quanto riguarda il diabete e in generale sia il diabete di tipo primo che il diabete di tipo secondo e in generale la sindrome metabolica. Avere dei risultati che dimostrino come nel lungo termine, nel medio e lungo termine, gli effetti curativi possono ridurre i costi globali rispetto a non fare quel tipo di terapia, cioè usare la standard of care. L'altro elemento che è molto importante, di cui si sta iniziando a parlare solo recentemente, cercare di dimostrare un effetto sostanziale di beneficio a delle età più precoci, perché mi riferisco non soltanto all'età anagrafica, ma anche all'età più precoce della malattia, cioè capire se si può stratificare la malattia in base al momento della sua diagnosi. Prima la diagnosi viene fatta, ovviamente più facile è fare questo tipo di ragionamento, il che implica ancora una volta una interessante stratificazione dei dati basati sui reali che vengono dalla popolazione reale. E con questo io, scusandomi insomma per la velocità, vi riferisco a queste pubblicazioni che abbiamo fatto negli ultimi anni, ad altre che trovate sulla letteratura, cioè ovviamente non soltanto nostre, che un po' illustravano da qualche anno la situazione in cui immancabilmente ci stiamo venendo a trovare. I big data saranno e sono sicuramente un vantaggio nell'analisi dei dati che noi vogliamo utilizzare sia per la registrazione che per il rimborso dei farmaci, ma dobbiamo avere delle piattaforme che siano adeguate per riuscire a archiviarli, incorporarli e analizzarli. E questa sarà la vera sfida per il futuro. Grazie mille per la vostra attenzione e buon lavoro. E noi raccogliamo in studio questa sfida perché questa rivoluzione della sua tecnologia merita sicuramente un approfondimento, lo condividiamo.